Ultra HD, 75 pollici, un vero cinema in casa in 4K, a soli 999,99 euro. 20 comode rate da 50 euro. Scopri nel nostro catalogo tutte le offerte a prezzi imbattibili e a tasso zero. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Ciao a tutti, sono Lucia Fazzolari, voglio parlarvi di me e della mia azienda. Benvenuti al centro estetico La Contessa di Siderno, un'oasi di benessere e relax, punto di riferimento per trattamenti di bellezza innovativi e personalizzati. La Contessa, tecnologia e professionalità al giusto prezzo. Il dottor Gabriele Pizzianti dispone di un laboratorio di informatica forense e tecnica del suono applicata al diritto in continuo aggiornamento tecnologico. Lo studio opera in tutta Italia. Esegue copie forense di hard disk e di qualsiasi memoria di massa. Esegue il recupero dei dati persi o cancellati da qualsiasi supporto informatico e telematico. Esegue l'analisi dei dati digitali, documentali o multimediali, quali prove informatiche utili nel processo penale e nella revisione del giudizio. Analizza tracce sonore al fine di rilevare eventuali tagli, alterazioni, manomissioni, rilasciando report e certificazione legale. Per maggiori informazioni, telefono 070 88 25 38. Visita il sito www.studioperitalepizzianti.com. La Zampino Viaggi, agenzia viaggi e turismo e tour operator, leader nel settore croceristico, presenta la sua programmazione croceristica 2021 e alcune imperdibili partenze nel Mediterraneo occidentale ed orientale. MSC Magnifica con partenza da Bari il 23 agosto 2021 ad euro 990, tutto incluso. MSC Seashore con partenza da Napoli il 30 agosto 2021 ad euro 1049, sempre tutto incluso. Visita il nostro sito www.zampinoviaggi.com o chiamalo 0983 01 8001. I nostri consulenti di crociera saranno a tua completa disposizione. Zampino Viaggi, 20 years of excellent tourism. Puntualissimi per l'appuntamento di venerdì 25 di giugno, ben ritrovati a tutti in rassegna stampa di Telemia. Sono tante anche oggi le notizie per quanto riguarda i quotidiani calabresi che puntualmente troverete in edicola. Faremo il punto ancora una volta sul coronavirus, i contagi in calo ieri in Calabria, ma tiene banco la variante Delta. Approfondiremo tutti i casi che coinvolgono il nostro territorio, ma soprattutto il paese, e ci occuperemo come al solito delle notizie che riguardano la Locride, la provincia e i temi dello sport con la finestra finale dedicata agli europei di calcio. Domani la nostra nazionale gioca gli ottavi di finale contro l'Austria. Questo e tantissimo altro nel corso della rassegna stampa che inizia con le prime pagine. Vediamo subito l'apertura di Gazzetta del Sud. Sanitari Novax, altri casi in arrivo. Dopo i primi 16 provvedimenti in tutta la Calabria si valutano 9 sospensioni dal lavoro e dallo stipendio. A Locri il caos nel numero dei vaccinati e rispunta l'infermiere padrone.
Per quanto riguarda le tre notizie nel taglio alto, ci occupiamo di Reggio Calabria, incendi di rifiuti in molte zone e totale emergenza. A fianco, città paralizzata, sempre quella dello stretto per pochi metri di isola pedonale. Vedete il traffico impazzito a Reggio Calabria. Reggio, i dubbi sulla gestione, beni confiscati, polemica infinita per l'amministrazione, tutto ok, mentre per Ripepi è tutto da rifare. Andiamo subito ad occuparci di politica regionale, il voto d'autunno, i tormenti del Movimento 5 Stelle preoccupano il PD, qui vedete l'ex premier Conte, l'Aventura, candidata per il centro-sinistra in Calabria, ed Enrico Letta, il segretario nazionale del Partito Democratico. Al Nazareno, sede nazionale del PD, si guarda con una certa preoccupazione a quanto sta avvenendo in casa dei 5 Stelle, lo scontro in atto tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sui poteri all'interno del Movimento 5 Stelle potrebbe determinare ripercussioni anche nei rapporti con gli alleati, il timore tra i e che l'intesa raggiunta in Calabria sul nome dell'imprenditrice Maria Ventura possa essere logorata dall'impasse ai vertici dei 5 Stelle. Intanto Letta ha scelto le date per la visita in questa regione, saranno 5 e 6 di luglio. Andiamo ad occuparci di spalla con gli occhiali di Reggio e provincia, il Viale Europa è ancora un cantiere di saggi e proteste dei cittadini. A Villa San Giovanni, difesa della costa, ha approvato il progetto per accedere ai fondi. Locri, assumeremo nuovi medici al pronto soccorso e alla promessa del commissario Scaffidi, la responsabile dottoressa Romeo ha ritirato le dimissioni. E intanto Locri, processo a Corona, lo scout Lele Mora testimone in aula. Forse il piccolo Nicola ha davvero imitato il fratellino, confermato l'episodio di allontanamento dell'anno scorso, a ritrovarlo un vicino nel suo terreno. Addio all'esame di Stato, basterà la laurea per fare il farmacista, l'odontoiatra e il veterinario. Miami, crolla un palazzo come l'11 settembre, già giù un edificio di 12 piani, 3 morti e 99 dispersi. Lasciamo la prima pagina di Gazzetta del Sud e ci occupiamo subito del quotidiano per proseguire con l'edizione di oggi, di questo venerdì 5 giugno 2021, questa nuova diretta firmata Telemia. Non ci resta che il recovery, l'ultima chance per la sanità. Sul fronte dei vaccini anti-Covid, istituiti nuovi hub a Soverato e Lamezia Terme. Il consigliere regionale del Partito Democratico Carlo Guccione si sofferma sui nodi di bilanci aziendali, commissari e decreti Calabria. Scaffidi sui dipendenti sospesi a Reggio Calabria perché non vaccinati, non è un bel provvedimento, ma andava fatto. Politica, Roberto Chiuto, no all'andrangheta nelle liste, coinvolgere l'antimafia. Vedete qui Roberto Chiuto, candidato del centrodestra in vista del voto d'autunno. Primavera della Calabria, Falcone, la nostra, una battaglia democratica di liberazione. A San Nicola la Crissa, ambulanza, dopo un'ora muore un uomo colto da infarto. La notizia tra poco, pagina 11 di questo presunto caso di malasanità. Di ritardi nei soccorsi. Crotone, omicidio vicino al bar, condannati nonno e nipote. Il fratello di Maria Chindamo, intervistato nell'aula di Rinascita, e scoppia la polemica. Poi il tema dei rifiuti a Reggio Calabria, i rifiuti in Puglia e in Piemonte. Alla Metro City arriva l'aiutino della Regione Calabria per uscire dall'emergenza. Sainato, consigliere regionale di Forza Italia, invita a mandare a regime il sistema di impiantistica presente. E poi si parla di agricoltura. PSR, proroga straordinaria. Poi c'è l'allarme, incidenti sul lavoro in aumento. Lasciamo dunque il quotidiano, ma prima ci occupiamo di giudiziaria, qui il Tribunale di Crotone, il processo, l'imprenditrice Maresca, solo qui ho avuto problemi. Andiamo ad occuparci subito delle tre notizie nel taglio alto, sono i titoli sottotestata per l'edizione di Reggio Calabria di oggi. L'editoriale, anche i partiti cominciano a capire, l'editoriale è di Roberto Napoletano. E poi la rebus Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda la politica, Conte Grillo, la guerra stellare che rischia di non avere vincitori. Transizione ecologica, florovivaismo, un tesoretto da 300 milioni che punta a sud. E ancora l'inedito De Nicola, il presidente schivo illuminato dalla luce del dovere. Lasciamo anche il quotidiano del sud che ritroveremo tra pochissimo con le ultimissime all'interno e soprattutto adesso il nostro portale, qui gli aggiornamenti in tempo reale. Vaccini.
Gini Gimbe in Calabria, ciclo completo al 25,9% della popolazione. Poi Calabria rifiutano di farsi vaccinare, sospesi 15 operatori sanitari. A Grotteria domenica l'inaugurazione del centro polisportivo Rocco Gatto. E per quanto riguarda gli incendi, in quanto c'è il grande caldo in questo periodo, ma ci sono anche gli incendi che imperversano anche nella Locride, incendio di vastissime proporzioni, impegna ieri 20 uomini e 10 automezzi e vigili del fuoco nel territorio calabrese. Poi i contagi, il bollettino delle ore 17, in Calabria più 31 contagi, compresi 8 migranti, 2 le vittime, una a Cosenza in queste ultime ore. Lasciamo il nostro portale, apriamo invece il giornale di Calabria con i relativi approfondimenti all'interno. Vedete titolo in rosso per l'apertura, per il giornale diretto da Giuseppe Soluri. Covid, migliorano i dati della Calabria, lo conferma il monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana che va dal 16 al 22 giugno. E poi la variante Delta cresce ovunque purtroppo e ora preoccupa esperti e anche autorità. L'attenzione è altissima anche nel nostro paese. Partito Democratico e candidature, Mario Oliverio attacca ma boccia. In quale mondo vive? E questo è il punto di domanda. E poi l'incidente frontale tra due auto sulla strada statale 182 a Vibo Valentia, morto un 78enne. La protesta a fianco, la statale 107 bloccata per alcune ore dai tirocinanti a Spezzano Sila. E ancora Rocca di Neto, trovato morto in campagna, il 75enne scomparso domenica scorsa. Andiamo subito all'interno, gli approfondimenti per analizzare i temi più importanti con i relativi contenuti. Salvatore racconta le bellezze della Calabria. E ancora, vedete, per quanto riguarda le altre notizie, la regione impedisca la privatizzazione dei SAC al Dipolito del Movimento 5 Stelle e Viscomi del Partito Democratico chiedono una visione strategica per il sistema aeroportuale. Ferrara del Movimento 5 Stelle che appare in questa foto, sui rifiuti la Calabria ha sanato i ritardi? E questo è il punto di domanda. L'europarlamentare Grillina ha rivolto un'interrogazione alla Commissione europea. Per quanto riguarda la pagina numero 3, Regione Calabria ha prorogato i termini degli avvisi delle PSR per dare la possibilità ai beneficiari di completare gli investimenti strutturali. Qui appare l'assessore Gianluca Gallo. Catanzaro ok alla modifica del regolamento Tari. Il Consiglio Comunale ha approvato tutte le pratiche che figuravano all'ordine del giorno. E le ultime news, acqua, San Giovanni in fiore, diffida la Sorical. Il sindaco Succurro contesta la sospensione senza avviso della fornitura. La pagina numero 4, Franco Corbelli, sottoscrizione popolare per il cimitero dei migranti, l'idea lanciata dal leader dei diritti civili Corbelli è sostenuta anche dal sindaco di Tarsia. Frontale tra due auto, un morto e un ferito a Vibo, e di un morto e di un ferito il bilancio purtroppo di un incidente che si è verificato lungo la statale 182 nei pressi di Longobardi, frazione di Vibo Valentia. Quando le stelle si guardavano ma non si toccavano, oggi la presentazione del libro che rievoca un evento degli anni 60. Santa a Villaggio Mancuso. Le ultime due notizie riguardano i lavori. I tirocinanti bloccano la statale 107 a Spezzano Sila per protestare. CDC punta a un brand unico per la provincia di Catanzaro. Era l'ultima notizia del giornale di Calabria che va così in archivio e noi ci occupiamo adesso di Calabria.live. Vedete il giornale diretto e fondato da Santo Strati. Emigrazione e giovani, serve il lavoro per fare restare i nostri ragazzi al sud. È necessario creare e offrire occupazione affinché si possano poi rimborsare i debiti del recovery. Sulle spalle della nuova generazione pesa il futuro, ma per loro non ce n'è una visione in prospettiva né le opportunità per generare lavoro con rischio di provocare nuove partenze per un posto migliore. E ancora a Roma, vertice tra Regione, RFI e Ministero, discusso il nuovo progetto per l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria e alternative. Riqualificazione territorio alla Calabria 23 milioni dal piano Rigenera Italia. E poi qui la sottosegretaria Lila Nesci, Calabria può essere meta attrattiva per aziende e multinazionali. E oggi Calabria Parlamento con l'avono di Italia
Italia Viva, Eccola, presto incontro intergruppo con Draghi per ponte sullo stretto. Tirocinanti calabresi e la protesta da Roma, nessun sviluppo sulla vertenza. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava le prime pagine dei quotidiani calabresi. Noi lasciamo aperta la pagina del nostro portale per qualche aggiornamento dell'ultima ora per questo appuntamento del venerdì, datato 25 giugno. Anche oggi temperature altissime, il caldo torrido prosegue in Calabria, dicono gli esperti, anche per il prossimo weekend che si avvicina, caldo che sta provocando tantissimi problemi, ma soprattutto gli incendi tengono banco in queste ultime ore nel territorio calabrese. Adesso ci occupiamo degli approfondimenti all'interno, oggi iniziamo con Gazzetta del Sud, analizziamo i temi più importanti che riguardano il coronavirus e soprattutto i temi che riguardano anche la vaccinazione e la variante Delta. Subito la pagina numero 2, l'Europa isola Orban che tira dritto, e poi vedete un summit con Putin, intesa 3 e divisioni, asse italo-franco-tedesco. DDL Zan, scintille tra Lega e PD, il Vaticano smorza i toni, e noi proseguiamo, andiamo ad occuparci subito delle altre notizie. Mattarella, la pandemia non è sconfitta, lo dice a chiare lettere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che appare in questa foto. Monito del Presidente della Repubblica di fronte a una delegazione della Conferenza delle Regioni. Non bisogna naturalmente pensare che tutto è dietro le spalle. La pandemia è presente e come. L'impegno deve proseguire per accompagnare la ripresa dell'economia e l'azione riformatrice del recovery. Quasi un italiano su 3 immunizzato, figliuolo, la campagna non rallenterà, dice. Qui vedete Palazzo del Quirinale, l'intervento del Presidente della Repubblica durante l'incontro con una delegazione della Conferenza delle Regioni. Scuola, disturbi post pandemia, ampia discussione e supporto in campo. E poi il ricercatore USA scova le prime sequenze rimosse dal database su richiesta cinese. Le indagini sulle origini del Covid alimentano sospetti. E ancora la variante Delta a tenere banco. Analizziamo e approfondiamo questa notizia tra le più importanti di Gazzetta. Corre, ma dai vaccini ampia protezione. Arrivano naturalmente buone notizie per quanto riguarda i vaccinati per la variante Delta. Il Ministero della Salute raccomanda di potenziare il sequenziamento. Intanto tasso di positività allo 0,5%, 28 i decessi. Meno di 1000 positivi ai test, calano ancora le terapie intensive. Qui il Ministro della Salute Roberto Speranza che fa il punto sulla situazione e afferma di non abbassare la guardia, di tenere alta l'attenzione, soprattutto per via anche di queste varianti che mettono tanta paura, tra cui la variante Delta. Noi proseguiamo, parliamo di migranti questa volta. L'Unione Europea punta solo a rafforzare le frontiere. Aiuti a Turchia, Giordania, Libano e Siria, ma nessun accordo sui ricollocamenti. Riconosciuta l'urgenza della questione, ma piani d'azione in autunno. E ancora temi calabresi, ma prima la finestra sui campionati europei, perché si avvicina la sfida della nostra nazionale di calcio domani sera a Wembley alle ore 21 contro l'Austria. Un'Italia su di giri, fa rotta su Wembley Euro 2020, domani sera all'ottavo di finale contro l'Austria nel mitico tempio londinese. Florenzi non ce la fa, gioca Di Lorenzo dal primo minuto. Pensiamo in grande, adesso viene il bello. Dobbiamo alimentare questo clima positivo. Chiellini in gruppo, ma probabilmente non verrà rischiato, non sarà dalla partita nemmeno Giorgio Chiellini, ci sarà Acerbi dal primo minuto. Riconfermato il trio d'attacco, Immobile sarà in campo con Beraldi e Insigne. Totti, questa nazionale così unita può arrivare lontano, lo dice il campione del mondo nel 2006 Francesco Totti. 9 gol nell'Italia di Marcello Lippi, il tifoso speciale, l'ex campione azzurro, evidenzia il bel gioco, ma per la vittoria finale la Francia resta favorito secondo dunque Totti. Continuiamo, le calabresi che muovono i primi passi sul mercato, e naturalmente noi ci occupiamo adesso dei temi calabresi perché domina la politica, soprattutto i temi del coronavirus e anche la cronaca giudiziaria. Andiamo con ordine. Il fardello Calabria Etica pesa ancora sulle casse della regione. Il commissario liquidatore è stato costretto a notificare agli uffici della cittadella un decreto ingiuntivo di 1,3 milioni. Le procedure di chiusura dell'ente strumentale sono in corso da 6 anni. Qui vedete in foto la cittadella, l'enorme edificio che ospita, ricordiamo, gli uffici della regione Calabria. La politica adesso, vedete Giuseppe Conte, l'ex premier, qui il segretario PD Enrico Letta, il Dem Nicola Irto e l'imprenditrice Maria Ventura, candidata alla presidenza per il centro-sinistra, e il consiglio regionale della Calabria.
Calabria sono 30 i seggi in palio a Palazzo Campanella. Il Movimento 5 Stelle, appeso allo scontro tra big nel PD, si teme l'effetto boomerang. Le tensioni tra Grillo e Conte mettono a dura prova la tenuta intanto del Movimento. I Dem sperano che l'ex Premier possa garantire l'impegno in Calabria. Letta prepara l'arrivo in questa regione per i prossimi 5 e 6 di luglio. Il segretario del PD ha incontrato intanto l'Aventura e Nicola Irto e da loro intende ripartire per il futuro. Continuiamo a fianco, cambiamo argomento. Nomina illegittima, diffida alla giunta sul commissario Aterp. L'iniziativa di un legale catanzarese. Nel mirino la designazione dell'avvocato Petrolo al vertice dell'azienda. Nell'atto presentato vengono avanzati dubbi sulla consistenza dell'indennità percepita dal nuovo responsabile. Vedete qui l'avvocato Paolo Petrolo guida l'Aterp da oltre un anno. Voltiamo pagina, ancora i temi di Gazzetta del Sud, i contenuti più importanti. All'interno Locri, numeri nel caos, rispunta l'infermiere che distribuiva le dosi di vaccino. Il retroscena, lo scandalo dello scorso gennaio. Favorì parenti e amici, ma ora alcuni che risultavano Novax hanno tirato fuori il certificato. Parte dei sanzionati avrebbe in realtà adempiuto all'obbligo, ma senza risultare nei registri dell'azienda sanitaria. Vedete qui l'ospedale di Locri, la prima fase delle vaccinazioni fu alquanto confusa. E ancora operatori sanitari non vaccinati, altri casi sono pronti a esplodere in Calabria dopo i provvedimenti a Reggio e Catanzaro, ora è caccia agli imboscati. Il commissario dell'ASP dello Stretto è un obbligo per legge e adesso tocca agli ordini fare maggiore chiarezza sui dati effettivi. Scaffidi sottolinea che non si è trattato di un pugno duro ma di una scelta per rispettare tutti. Intanto il virus incomincia a perdere forza, 31 contagi e 2 morti in Calabria nell'ultimo bollettino regionale. Vibo Valencia, taglio basso, intervista prima dell'udienza, proteste dei penalisti nell'aula bunker. Lamezia Terme a provocare la reazione, la presenza di Vincenzo Chindamo, fratello dell'imprenditrice uccisa e fatta sparire. Il PM De Benardo della DDA e l'avvocato Fronte si sono dissociati dalle contestazioni. Vedete qui il fuori programma, l'aula bunker di Lamezia Terme dove si sta svolgendo il max processo Rinascita Scott. E adesso andiamo ad occuparci di questo terribile incidente, questo scontro frontale sulla strada statale 182, muore ristoratore vibonese. Il tragico incidente ieri tra la stazione di Vibo Pizza e Vibo Marina. Non si esclude un malore per il grande caldo, grave, una trentenne. E qui vedete il terribile schianto, i due mezzi coinvolti nel grave sinistro a Vibo Valencia. A fianco Fiume Freddo Bruzio, 26enne scomparso e giallo a Fiume Freddo, le ciabatte e il telefonino di Nicola Molinaro erano in spiaggia, avviate le ricerche dopo la denuncia dei genitori. Vedete Nicola Molinaro in foto, ha fatto perdere le sue tracce. Ritrovato morto invece l'anziano di Rocca di Neto, la fiammella flebilissima della speranza si è spenta. Raffaele Minniti, anziano di Rocca di Neto, è stato ritrovato morto. Il corpo del 75enne è stato rinvenuto ieri in un dirupo nascosto da una fitta vegetazione tra i comuni di Rocca di Neto e Casabona. Continuiamo con Gazzetta per completare questa prima parte di rassegna stampa di oggi, questo venerdì 25 di giugno. In rete per creare occasioni di sviluppo, tre comuni vanno oltre i campanilismi. Piano strutturale associato per Soriano, Gerocarne e Sorianello. A ridosso della 2 è progettato un'area PIP e un centro polisportivo. Vedete qui la conferenza stampa. A fianco di Nami di Scarica, presentato una mozione in consiglio regionale, Pitaro e Anastasi chiedono lo stop. In campo scende di nuovo anche il deputato Tucci del Movimento 5 Stelle che annuncia una petizione. Per quanto riguarda le altre news, il gruppo Scout 1 ricorda il fondatore Tropea, busto bronzeo in onore di Powell. E ancora Tropea, la TV BSTBS nipponica racconta l'antico borgo. Buon cibo e aria salubre, segreto della longevità. Pizzo, la ricetta di nonna Anna Mangione. La donna di 105 anni mangia poco e sano e si fa sempre i fatti suoi. Vedete qui le foto della nonna 105enne calabrese. Distacco delle forniture idriche ai morosi, a Dinami, il sindaco Ciccone, intervento necessario, dice il primo cittadino. Il comune sta rischiando il default per la difficile situazione economica.
Continuiamo adesso come al solito la pagina di Reggio, parliamo di Recover Fund, Falco Matai è sindaco, centrale il ruolo dei sindaci, dice il primo cittadino Regina, poi isola pedonale, caos e polemiche, l'amministrazione comunale dopo i primi problemi chiede ai cittadini di avere pazienza, la calma è la virtù dei forti, e qui il corso Matteotti transennato per dare spazio, vedete, mentre gli automobilisti si sentono veramente in trappola in quel di Reggio Calabria. Continuiamo, la campagna informativa non lenisce i malumori, tanti disagi per il cambio della viabilità in centro, utenti e lavoratori di ATAM chiedono la messa in sicurezza, martedì intanto ci sarà l'assemblea, bloccato tra gazebo e marciapiede in via Tripepi, un camion ha mandato il traffico in tilt per circa un'ora nella città dello Stretto. Proseguiamo, ancora qualche notizia che riguarda le pagine di Reggio questa volta per parlare del tema dei rifiuti, vedete la situazione, spazzatura incendiata di notte, i reggini si fanno purtroppo male da soli, roghi notturni impressionanti nella città di Reggio Calabria, sono eloquenti le foto che vedete qui in successione, immagini degli incendi appiccati all'ex polveriera e nel rione Marconi, diossina purtroppo che prende il sopravvento, la preoccupazione dei residenti delle aree interessate dal fenomeno che ha alimentato la richiesta di un presidio fisso dell'esercito. Pizzimenti, il sindaco dichiari lo stato di emergenza sanitaria, i reggini facciano ricorso per dimezzare anche la tara. Alcune notizie in brevi, lettura in piazza a Reggio, racconti all'aperto in lingue diverse. Poi ancora, incontriamoci sempre a Santa Caterina di Reggio, riparte la rassegna d'autore, invece città metropolitana, ecco il nuovo catalogo del Palazzo della Cultura. Grande collaborazione, Nicola Irto incontra Monsignor Morrone, il nuovo arcivescovo di Reggio Bova. Adesso ci andiamo ad occupare subito di temi che riguardano il territorio, perché parliamo naturalmente di quelle che sono le notizie che arrivano dal Regino prima, dalla Locride subito dopo. Protezione della costa, ecco il progetto per la regione. A Villa era stato espressamente richiesto per accedere a un finanziamento di 400.000 euro. Ancora fermo l'intervento più radicale, finanziato con 1.800.000 euro. Qui vedete il porticello, la costa villese necessita di altre opere di difesa. A Sinopoli un'ordinanza vieta l'uso improprio invece dell'acqua. Da oggi al 27 giugno a Scilla screening oncologici alla Cassa della Salute. L'iniziativa riguarda tutta la provincia di Reggio Calabria. Vedete la presentazione dell'iniziativa della Lega Tumori. A Villa San Giovanni le sterpaglie in via Alvaro tagliate solo dopo il bilancio. Sanzionato un privato per il mancato intervento. Invece a Sant'Offemia da Spromonte ricostruire la chiesetta di San Francesco d'Assisi, chiesto il completamento anche del monumento alla Madre del Redentore. Qui vedete Sant'Offemia, la statua di Maria Madre del Redentore. A Villa manifestazione di interesse per le centraline di ricarica. Proseguiamo ancora con Gazzetta del Sud, non tralasciando nessuna pagina per quanto riguarda la Tirrenica e la Ionica, e ci occupiamo subito di Palmi. Comune, sala intitolata a Valarioti e Lo Sardo. Invece a Cittanova più di una mostra vivaistica torna a Cittanova Floreale, un'importante iniziativa, vedete l'ingresso della villa comunale che ospita la manifestazione, oltre 40 gli espositori da ogni parte d'Italia. E sempre a Cittanova in arrivo le colonnine per la ricarica delle auto, saranno dislocate in alcune aree di parcheggio e affidate al gestore, vedete presto a Cittanova una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. Panchine viola a Tauria Nova e Gioia Tauro, le iniziative per la settimana della gentilezza, coinvolte le associazioni che si occupano della cura di aree pubbliche degradate. A Tauria Nova donazione all'USCA di una sonda ecografica, lo strumento diagnostico portatile acquistato con raccolta fondi, vedete la donazione della sonda ecografica portatile all'USCA in quel di Tauria Nova. Qui invece appare l'avvocato Armando Veneto, l'ex sindaco di Palmi ed ex sottosegretario, bastava leggere gli atti, dice Veneto, dopo la richiesta di condanna per lui a 8 anni di per corruzione. Ho il diritto di difendermi per rispetto della toga che indosso con orgoglio, dice l'avvocato Armando Veneto. Ancora la Tirrenica, adesso con la Piana, 5 frondi, il comune nel circuito delle città delle donne. Proseguiamo con il territorio pianigiano, a San Giorgio Morgeto, borsa di studio, primoglio, cerimonia di consegna. La nomina di Agostinelli, un viaggio
Democratico per il Futuro, Porto di Gioia Tauro, la soddisfazione di Audino del Movimento 5 Stelle, il senatore, ora avanti, dice, tutti insieme verso nuovi traguardi. Vedete Giuseppe Audino, senatore polistenese del Movimento 5 Stelle, in questo fotino. A San Ferdinando, incendio di sterpaglia al mercato settimanale, i vigili del fuoco hanno subito spento le fiamme, non si segnalano danni, vedete fortunatamente una parte dell'area del mercato dopo l'incendio, dunque si è limitato naturalmente. Limitati i danni grazie all'intervento dei vigili del fuoco. A Lauriana di Borrello, altro centro tra i più importanti della Piana, chiesa rimessa a nuovo, festa per Sant'Antonio. I giovani della parrocchia hanno ripristinato anche le aiuole fiorite all'esterno, vedete qui Sant'Antonio, la facciata della chiesa e le aiuole fiorite. Rosarno, l'Arc Domenica Corigliano, dirigente dell'ufficio tecnico. Rosarno torna a tempo pieno dal comune di Melicuc. Il commissario Repucci indica come sostituto l'architetto Salvatore Amato. Vedete Domenica Corigliano nominata dirigente del comune di Rosarno per quanto riguarda l'ufficio tecnico. E noi proseguiamo, la parte finale la dedichiamo subito ai temi della Ionica, identità ritrovate e raccontate dai ragazzi del comprensivo di Palizzi, attività degli alunni di Condofuri, Bova Marina e Palizzi, riuscite così bene che la dirigente vorrà accoglierle in un la primaria di San Carlo Lugarà, prima tra i 40.000 partecipanti di un concorso nazionale. A Melito un caldo tremendo da sopportare con una discarica fetida sotto casa, una situazione limite che ben riflette lo stato di degrado della cittadina. Non possiamo più andare avanti, così il municipio ci ignorano. L'orribile cartolina di inciviltà viene da via Nazionale quasi all'inizio dell'abitato di Annà di Melito, vedete inqualificabile intanto qui lo scena discarica che nessuno ripulisce sulla via Nazionale e qui la signora Anna Ida che lancia l'allarme. Condofuri, chiesto un'altra proroga alla Corte dei Conti dall'amministrazione, uffici comunali in carenza di personale, impossibile rispondere al questionario. Andiamo avanti a Reggio, a Montebello, in contrada Molaro, incendio di vaste proporzioni, un uomo gravemente ustionato, vedete il soccorso con una barella di fortuna. Medici di Melito tornano in campo per il titolo nella nuova edizione del campionato nazionale di calcio a loro riservato. A Siracusa si affronteranno 10 formazioni, 3 delle quali saranno calabresi. Continuiamo ancora con Gazzetta del Sud. Assunzioni al pronto soccorso, lo anticipavamo nei titoli di prima pagina. La visita in ospedale del commissario straordinario dell'ASP Regina Gianluigi Scaffini. La promessa del manager sul personale medico e il ritiro delle dimissioni presentate qualche giorno fa dalla responsabile del reparto Palma Romeo. Qui vedete forse destinata a ridursi l'endemica carenza di personale medico già al pronto soccorso, perché ci saranno le assunzioni. Qui soddisfatto anche il sindaco Giovanni Calabrese che sta portando una battaglia a difesa della struttura ospedaliera Locrese. Il sindaco della città le soluzioni dice passano solo dal potenziamento del servizio e dagli innesti di risorse umane. E sempre Locri, la Chiesa paga regolarmente le tasse, di DL Zan, non blocco, rimodulazione. La diocesi di Locri Gerace rende pubbliche tutte le cifre. È in corso una campagna di delegittimazione senza alcun fondamento. Vedete qui Episcopio, la sede locrese della diocesi di Locri Gerace. Mora testimone in aula, Nina Morch, nuova multa, il processo a Fabrizio Corona, 5 imputati accusati di riciclaggio per l'acquisto di un appartamento a Milano. E qui vedete Lele Mora, il noto agente davanti al tribunale di Locri. Alcune notizie in brevi, la prima arriva direttamente da Siderno Melito, domani e domenica vaccinazioni libere anche negli hub di Siderno e Melito Porto Salvo, ricordiamo vaccinazione day per quanto riguarda naturalmente le vaccinazioni, anche Siderno e Melito figurano tra i comuni in cui domani e domenica i cittadini si potranno vaccinare senza prenotazione, quanto comunicano in questo importante notizia in breve. Poi Placanica, esercito in arrivo per i soggetti fragili. Capanna presenta il libro di Panetta a Siderno e noi andiamo avanti in questa parte finale, qualche altra notizia che riguarda Gazzetta del Sud e chiudiamo con la pagina numero 3.
8.36. L'emergenza immondizia continua, sarà un altro fine settimana nero per Siderno. Il sano realismo della società e la pazienza dei cittadini ormai al lumicino. Locre d'ambiente sulle quote di conferimento saranno superate. Vedete sacchi da raccogliere davanti a un'abitazione sidernese. La Lega con Barranca? Niente è stato deciso. Siderno verso le elezioni amministrative di autunno. Niente è stato ancora deciso per quanto riguarda soprattutto anche le candidature Bumbaca. Se ci sarà una coalizione di centrodestra unitaria, noi ci saremo. Vedete qui la visita a Siderno di Matteo Salvini con Elio Bumbaca in questa foto. Ancora, a proposito di rifiuti a Siderno, differenziata premi, il progetto respinto. Prevede il rimborso della Tari sotto forma di buoni per esercizi convenzionati. Qui Matteo Varacalli, giovane referente di Siderno in azione. A Monasterace tornano le tartarughe, spiagge da monitorare. È tempo di deporre le uova. Dopo la prima posa c'è stato un tentativo fallito vicino alla delegazione di spiaggia. Vedete nidi da salvaguardare. Qui una femmina mentre depone le uova. Calcio femminile per noi donne è un riscatto. Gioiosa Ionica, l'orgoglio di Maria Grazia Calauti, giocatrice del Crotone. La pandemia, dice, ha interrotto una grande ascesa del nostro sport, ma l'entusiasmo resta. Vedete, calciatrice, la gioiosana Maria Grazia Calauti in questa foto. Era questa l'ultima news che riguardava Gazzetta del Sud, e poi ci sono le previsioni meteo anche di Gazzetta che confermano il bel tempo anche nel weekend che si avvicina, con le temperature che rimarranno alte. Oggi un leggero rialzo sopra i 40 gradi, ancora caldo torrido, lo dicevamo già prima. Questa sera da non perdere, in prima serata la puntata di Calabria Sud con Maria Teresa Criniti in studio, e domani e domenica gli appuntamenti della rassegna stampa del weekend con il nostro editore Giuseppe Mazzaferro, domenica anche con i commenti dei giornali con il direttore Strati per commentare i quotidiani calabresi e gli articoli più importanti. Tutto questo nell'appuntamento domenicale che inizierà, vi ricordiamo, alle ore 8, il quotidiano del Sud. La seconda parte e subito i temi più importanti all'interno. Ci occupiamo subito di emergenza coronavirus. Speranza, si va verso il ritorno alle abitudini perse, la situazione. Il commissario Figliuolo, variante Delta che preoccupa, dice, lo dicevamo già prima, attenzione veramente molto alta. Qui il ministro Roberto Speranza in foto. Focolaio di varianti in ospedali Finlandia, sarebbe originato da due casi di ritorno dalla Thailandia. E poi il punto, 100.000 pensioni in meno a causa dei decessi nella prima ondata della pandemia. Il punto lo fa Pasquale Tridico. Per quanto riguarda le altre notizie, ci spostiamo subito a pagina 3. Ministero e Comitato Tecnico Scientifico avviato il confronto sulle discoteche. Sono 927 i positivi e 28 i morti nelle ultime 24 ore. Qui vedete intanto dosi di vaccino. E poi l'approfondimento, il focus, Ministero Wuhan, recuperate sequenze genetiche eliminate su primi casi. Questa situazione rafforza i sospetti che la Cina nasconda qualcosa. E poi lo studio Delta corre, ma il vaccino fortunatamente regge. Zooprofilattico Napoli si occupa della caccia alle nuove mutazioni da Covid-19. Proseguiamo ancora con il quotidiano del Sud, riaprendo l'edizione di questo 25 di giugno, sempre all'interno, per analizzare e approfondire i temi più importanti di questa nuova diretta firmata Telemia. Adesso la politica, subito in primo piano il DDL Zan, la Lega chiede tavolo, ma il PD frena rebus e franchi tiratori. Resta la battaglia in Parlamento. Vedete Enrico Letta? Letta in questa foto è Matteo Salvini, il leader della Lega. E poi il centrodestra, Letta sconcertante, assenza candidato amministrative Milano. Vedete qui l'ex candidato della Casa della Libertà di Milano. E poi ancora Movimento 5 Stelle, la zampata di Grillo su Conte e lui ad avere bisogno di me, dice Beppe, prima durissimo sull'ex premier, poi aggiusta il tiro. Andiamo ancora ad occuparci delle colonne del quotidiano, la pagina 5, WWF 10
nidi di tartarughe seguiti in Sicilia. È partita ufficialmente la stagione riproduttiva delle marine. Poi Merkel e Macron pronti al dialogo con Putin. Crolla edificio a Miami, un morto, 51 dispersi e 35 evacuati. Temi calabresi adesso per quanto riguarda il quotidiano del Sud, perché ci andiamo ad occupare subito di Recover Fund. C'è l'intervista oggi con il consigliere regionale del Partito Democratico Carlo Guccione, che vi consiglio di leggere. Vedete, bilanci, leggi e commissari, l'ultima spiaggia per la Calabria. Il Recover Fund è una rivoluzione per la sanità, dice a chiare lettere Carlo Guccione. Poi la misura non è un bel provvedimento, ma andava fatto. Il commissario Scafidi sulla sospensione di 15 dipendenti che hanno rifiutato di vaccinarsi. Qui Gianluigi Scafidi. Sono misure che saranno prese anche più in avanti. Due hub a Soverato e Lamezia Terme, sempre per le vaccinazioni. A Crotone i turisti potranno vaccinarsi all'aeroporto Pitagora. Continuiamo ancora con la pagina numero 7, il bollettino, 30 nuovi casi positivi e 2 decessi in queste ultime ore per quanto riguarda il coronavirus. E poi l'acquisto di DPI e fornitura alla Calabria, 5,2 milioni, l'intervento nonostante i 67 milioni mai spesi dalla regione. Vedete la distribuzione di alcune mascherine. E poi il Mater Domini, l'unità di anestesia e rianimazione riconosciuta centro regionale ECMO, DCA di Longo sull'ossigenazione extracorporea e membrana. Qui vedete il dottore di anestesia e rianimazione Federico Longhini in foto. La politica, Sant'Anna, la Lega va in procura, ripristinare subito la legalità, la triade dell'ASP va sospesa. E adesso ci occupiamo di quelli che sono gli altri fatti della giornata in questa parte finale di rassegna stampa di oggi. Verso le elezioni regionali d'autunno in Calabria, la battaglia di liberazione da interessi e malapolitica. Anna Falcone alla Lamezia Terme, non c'è dialogo, dice, con chi antepone interessi personali, si legge nel sottotitolo. Anna Falcone alla Lamezia per lanciare il laboratorio primavera della Calabria. E poi PD e Movimento 5 Stelle, boccia vive su un altro pianeta. Mario Oliverio, l'ex governatore, la lezione di un anno e mezzo fa non è servita a nulla, dice Oliverio. Ci saremmo aspettati le primarie invece di scelte fatte nei salotti e calate dall'alto, la presa di posizione di Mario Oliverio che appare in questa foto. Dem e grillini senza una guida, ieri la candidata Ventura ha incontrato le donne Dem. Continuiamo, ci occupiamo adesso ancora di politica. Qui appare Roberto Chiuto, il candidato del centrodestra, no all'andrangheta nelle liste. Il candidato pensa a un meccanismo preventivo. Roberto Chiuto, coinvolgere la commissione parlamentare antimafia nella valutazione, dice il candidato del centrodestra. Politica, la Lega crea un dipartimento antimafia, presentazione a Catanzaro. Qui Francesco Saccomanno, in Calabria necessaria una battaglia di civiltà sociale, coordina la Lega nella nostra regione Francesco Accomanno. E poi incidenti sul lavoro che sono aumentati nei primi 4 mesi, escalation. L'UGL chiede un incontro urgente al presidente facente funzione Nino Spirli, incremento del 12%, urge una strategia per la sicurezza. E poi agricoltura, proroga straordinaria per gli avvisi PSR, accelerazione burocratica e semplificazione. L'assessore Gianluca Gallo illustra l'impegno della regione. Ci occupiamo subito di quelle che sono le altre notizie. Crotone, condannati nonno e nipote. Ci occupiamo subito di giudiziaria, la sentenza per l'omicidio vicino a un centralissimo bar dopo una lite. Al giovane concessa l'attenuante della provocazione, l'anziano si attribuì il delitto. E poi vedete Cutro, l'imprenditore Maresca, o villaggi in tutta Italia, dice, e solo qui ho avuto problemi. Il processo alla Cosca Mannolo, il boss dettò condizione alla holding del turismo. A Rocca di Neto, trovato morto il pensionato disperso, colto forse da un malore mentre raccoglie origano. Vedete Raffaele Minniti in foto. Andiamo avanti, ci occupiamo adesso di Lamezia Terme, amarezza per quanto accaduto. Polemiche a Rinascita Scotte per la presenza di Vincenzo Kindamo, il fratello di Maria, il fratello dell'imprenditrice scomparsa, intervistato da Disney Channel. E qui vedete l'aula in cui si sta celebrando il processo. E qui al lato vedete Vincenzo Kindamo. Fiume Fredo Bruzio, giovane di 26 anni si reca in spiaggia e sparisce nel nulla. Nicola Molinaro, si sono perse le tracce. Nicola da Crissa, l'ambulanza arriva dopo un'ora, muore un uomo colto da infarto, lo anticipavamo nei titoli di apertura, nulla da fare per un sessantenne dopo un primo soccorso.
Palmi, l'avvocato veneto sulla richiesta di pena di 8 anni, negli atti la mia innocenza, dice Armando Veneto. La parte finale la dedichiamo subito a quelle che sono le notizie che arrivano puntualmente dal territorio, ad iniziare dalla provincia. Step decisivo per la Bacelè a Condofuri, passo avanti verso la realizzazione del polo scolastico cittadino. Aggiudicata la gara d'appalto per la demolizione e ricostruzione della scuola. Vedete i locali della scuola Bacelè di Condofuri. Fiumara e Campo Calabro, due centri del Regino, crisi idrica, ma anche il prezioso liquido nelle casse, strette ai rubinetti dei consumatori per utilizzo agricolo, criticità nell'erogazione dell'acqua. A Staiti i carabinieri incontrano i ragazzi e i cittadini, legalità, uomini oltre l'uniforme. E poi Montebello Ionico, un uomo gravemente ustionato nell'incendio all'interno di un uliveto. Continuiamo perché ci andiamo ad occupare subito di Locri. Da Bianco, 200 vaccinazioni al giorno, procede spedita la campagna al centro comunale diretto da Votano. Canturi, il sindaco della città, il territorio vuole rialzarsi, molto presto vinceremo la sfida al Covid. E noi ricordiamo sabato e domenica il Vaccine Day anche nel lab di Siderno, Cassa della Salute, guidato anche dal dottor Pasquale Mesiti. Camini, giornata mondiale del rifugiato, confronto e stimolo per il futuro. Meeting all'insegna dell'integrazione e della solidarietà. E qui il meeting che si è tenuto a Camini, vedete nei primi posti il sindaco del piccolo comune, Pino Alfarano. E noi andiamo avanti, Brancaleone, wifi al Borgo Vecchio, a Caologna tirocinanti, sciopero bianco, qui vedete i tirocinanti al comune. E ancora regionali, onomastico agitato per Giovanni Calabrese, il sindaco della città, il sindaco in predicato di candidarsi con Fratelli d'Italia, rintuzza gli attacchi con una nota su Facebook che abbiamo riportato anche nel nostro portale e pagine Facebook già nel tardo pomeriggio di ieri. Al sindaco di Locri Giovanni Calabrese, la giornata di ieri e il suo onomastico non è stato delle migliori, colpa di un articolo di stampa che lo ha irritato, e la risposta puntuale del primo cittadino. Intanto gli auguri, perché ieri era di San Giovanni, giorno del suo compleanno, come dicevamo. Locri, chiesa e tasse, operazione verità. Il vescovo della diocesi di Locri Gerace, Monsignor Oliva, chiarisce lo stato tributario di diocesi ed enti dipendenti. Ecco quanto paghiamo di IRAP, IMU, TARI e acqua, basta notizie false. Vedete qui la cattedrale di Locri. A Stilo la festa invece della mietitura. È stata celebrata ieri a Stilo la festa della mietitura, antica consuetudine in onore di San Giovanni Terestis. Alto Ionio Regino, consorzio di bonifica, Brizzi confermato commissario. Vedete Pasquale Brizzi è stato anche sindaco della cittadina di Sant'Ilario dello Ionio, e intanto per lui arriva la riconferma per quanto riguarda il essere il commissario del consorzio bonifica dell'Alto Ionio Regino, con sede, ricordiamo, a Roccella in contrada Mellissari. A Locri si inaugura World Sala Cultura Musica e Palazzo Nieddu del Rio. Proseguiamo la chiusura, la dedichiamo a Siderno, piano spiaggia, il comune ricorre. La commissione straordinaria al Consiglio di Stato contro tre lidi. Il Tar Regino aveva dato ragione agli stabilimenti balneari, questioni di spazi. Qui vedete Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato a Roma. Proseguiamo, andiamo ad occuparci di altre notizie. Siderno, studio radiologico, slitta al 29 giugno l'udienza per valutare il rinvio a giudizio. Qui vedete lo studio radiologico di Siderno, è stata rinviata al 29 di giugno l'udienza per valutare il rinvio a giudizio per i soci del centro radiologico, i vertici dell'ASPE dell'epoca e funzionari dell'azienda metropolitana Regina, indagati, ricordiamo, per il presunto pagamento di doppie fatture. Smart e Green, Siderno non partecipa al dietro front inaspettato. Vedete qui Matteo Varacalli. Chiudiamo con la Piana la nostra edizione di oggi della rassegna stampa, una sola pagina, e ci spostiamo a San Ferdinando. Inquinamento da sbarrare alla foce. Gaetano chiede alla regione di bloccare i fiumi Mesima e Vena. Il sindaco Andrea Tripoli reclama da De Caprio un intervento per salvare la stagione. Vedete Sergio De Caprio e Luca Gaetani in foto. A Gioia Tauro, Agostinelli, presidente dell'autorità portuale, garanzia di continuità. Il senatore Audino del Movimento 5 Stelle soddisfatto della nomina. Seminara, attesa per la mostra di ceramiche da Venezia alla Calabria. Al museo la maiolica
seicentesca di Gerace, con la collaborazione di Malta. San Giorgio Morgeto, la borsa di studio a Giorgio Fazzari alla seconda edizione. Ed era questa l'ultima notizia che riguardava la Piana, la pagina di Vibo, lo sport, con l'impegno della nostra nazionale di calcio domani sera, lo dicevamo, per quanto riguarda i campionati europei, gli ottavi di finale, l'Italia che guarda con rinnovata fiducia la possibilità di ottenere i quarti di finale. E vediamo l'apertura dello sport. Questa Italia darà sempre tutto. Clima sereno tra gli azzurri a Coverciano. E dunque, domani la sfida degli ottavi con l'Austria. Parlano Verratti e Di Lorenzo, che dovrebbero essere della partita. Totti lancia la nazionale, può arrivare lontano, lo dice l'ex capitano della nostra nazionale Totti, campione del mondo nel 2006, quando Marcello Lippi ha fatto trionfare la nostra nazionale di calcio. Speriamo che sia così per gli europei, con Roberto Mancini alla guida, e che domani sera possa arrivare un'altra super prova degli azzurri e superare l'Austria e raggiungere il traguardo dei quarti di finale per questi europei che finora hanno visto protagonista la nostra nazionale di calcio. Rassegna stampa che ritorna domani per l'appuntamento del weekend, questa sera in prima serata Calabria Sud, da non perdere, alle ore 21:30, alle 13:30 vi aspettiamo per il nostro TG News con tutte le notizie più importanti della Calabria, della provincia e della Locride. Grazie per averci seguito, vi auguriamo una serena e felice giornata di estate. Arrivederci. Da Rita Severin Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Anch'io uso Unica di Medical Poltrone. Eh sì, perché è la prima poltrona motorizzata con pedana vibrante integrata che aiuta la circolazione, donando leggerezza alle tue gambe. E qui accanto una seconda novità assoluta, si chiama Robotica, l'unica poltrona alza persona con sistema robot e comandi di direzione, con libertà di movimento senza bisogno di assistenza. Chiama subito il numero verde, uno di noi verrà direttamente a casa tua per la prova prodotto senza impegno. Acquistando Unica con pedana vibrante oppure robotica, potrai scegliere tra una seconda poltrona per uniformare il tuo salotto oppure un materasso in memory foam con 800 molle per dormire e rigenerarti, lo stesso memory foam che trovi dentro Unica o robotica, oppure in alternativa un purificatore d'aria per eliminare pollini e polveri sottili dalla tua casa. Chiama subito il numero verde 800 69 79 79. Approfitta di questa offerta veramente unica. Unica con pedana vibrante, rilassante e defaticante, e per sgonfiare le gambe, e robotica per muoverti in casa o fuori in totale autonomia e senza smontare i braccioli, perché passa attraverso le porte. Uno di noi verrà direttamente a casa tua per la prova del prodotto senza impegno. Tecnologia, artigianato italiano, eleganza e sicurezza. Medical Poltrone ti solleva la vita.